Quale potrebbe essere uno strumento idoneo per parcheggiare la liquidità che abbiamo in eccesso? Magari quella che non vogliamo tenere sul conto corrente? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Beh, esistono i cosiddetti ETF ultra short, quindi quelli che vanno a puntare a individuare dei panieri, degli indici rappresentativi di obbligazioni a brevissima scadenza e comunque che siano investment grade, quindi comunque altamente sicuri e diversificati. È chiaro che rendono praticamente niente. E noi mettiamo la nostra liquidità con l'obiettivo di ritrovarla in futuro, più o meno intatta, perché le oscillazioni sono veramente irrisorie. Ma perché allora non lasciare direttamente i soldi sul conto corrente? Beh, andremo a fare questi ragionamenti all'interno di questo video, ma vi anticipo già che ad esempio uno potrebbe avere 200.000 euro sul conto corrente, magari ha venduto una casa, un'eredità, vuole attendere per investirle un po' a tempo indeterminato e quindi vuole essere sicuro di ritrovarle lì ed è spaventato dal bail in e magari non vuole andare a diversificare su 20 conti correnti, no? E quindi potrebbe andare a scegliere fra le varie alternative uno degli strumenti, o meglio lo strumento che poi secondo me è più rappresentativo, che ora andremo qui a vedere insieme nel video. Ovviamente le mie sono delle indicazioni, o meglio delle informazioni che vi possono essere risultare utili, non rappresentano dei consigli finanziari, cioè non dovete agire o scegliere questo strumento perché ve lo sto indicando io ve lo sto raccontando, vi sto anche cercando di definire quelli che sono i meccanismi e quelle che sono le logiche. Poi dovete operare i vostri ulteriori approfondimenti e scegliere in piena autonomia, in piena responsabilità, oppure rivolgervi al vostro consulente finanziario di fiducia. Io non vi rubo più altro tempo. Prima della condivisione dello schermo del computer, vi chiedo un'iscrizione al canale e di lasciare un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo. E vi ricordo infine che le iscrizioni al mio percorso formativo chiudono il 16 ottobre per quanto riguarda questo 2022. Se siete curiosi di capire di che cosa si tratta, trovate il link sotto in descrizione, anche nel primo commento in alto. Si chiama il Master delle Rendite, il percorso formativo incentrato su trust immobiliari, su dividendi, su opzioni, quindi una generazione di income, di rendite tramite premi, dividendi, eccetera, eccetera. Ragazzi, buona visione per questo video. Dunque iniziamo da uno degli strumenti sicuramente più utilizzati, ovvero l'ETF dell'iShares, ticker symbol ERNE, poi vado a mettere l'ISIN in descrizione qui sotto al video, ed è l'Euro Ultra Short Bond. Quindi questo indice, o meglio questo ETF che va a replicare un indice di obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in euro. Il rating è investment grade, quindi sicuramente molto buono. Scadenza 0,1 anno per quanto riguarda il tasso fisso, 0,3 anni per quanto riguarda il tasso variabile, quindi sono delle scadenze ultra short. I costi 0,09 annui devono essere molto bassi, ma purtroppo già sono sufficienti, diciamo, a erodere, a depauperare un investimento, perché delle scadenze così brevi, investment grade, veramente non rendono quasi nulla. Quindi serve giusto a parcheggiare la liquidità. Andiamo a vedere come si è comportato e come è composto. Quindi i vari, diciamo, le varie obbligazioni che ci sono, le partecipazioni sono 472. Le prime 10 pesano per un 9,06% e vediamo come l'esposizione sia concentrata soprattutto sull'euro e sull'Europa. Infatti abbiamo Francia col 16,92%, la Germania con l'8,98%, la Spagna col 4,8%, abbiamo l'Italia col 3,32%, però sono presenti anche gli Stati Uniti con un 15,65%, anche il Regno Unito con un 8,10%. Quindi vi è un'esposizione investment grade, diciamo globalizzata, denominata in euro, molto concentrata sull'area euro, ma non solo, c'è anche molto di più. Quindi andiamo qui a vedere come si è comportato. Abbiamo una storicità abbastanza significativa perché inizia qui dal 2013, quindi sono quasi 10 anni, sono 9 anni in pratica. E vediamo come praticamente non sia andato da nessuna parte, ovvero chi abbia messo i soldi qui una decina d'anni fa circa più o meno si ritrova la stessa identica somma. Le oscillazioni sono minime, infatti vediamo che il rendimento è oscillato dallo 0 al massimo 1% per poi scivolare a meno 0,6%, quindi praticamente è immobile. Se questi, diciamo, sono i rendimenti positivi o negativi massimi raggiunti in questo arco temporale,
arco temporale così rappresentativo, capite bene qual è la situazione. Questo ETF nasce a distribuzione, distribuzioni misere. Infatti, se noi andiamo qui, diciamo, a togliere il dividendo incluso, scendiamo di pochissimo. Andiamo a cercare qual è il rendimento attuale da dividendo. In questo momento nemmeno è segnalato. Infatti, vedete a distribuzione, ma poi qui non è più segnalato nessun dividendo. Cioè, quindi l'ultima distribuzione è avvenuta nel 2016. Quindi è importante qui andare a fare compiere, diciamo, queste letture. E poi soprattutto è sempre importante andare all'interno del gestore, in questo caso dell'iShares, per trovare conferme di distribuzione o meno di un dividendo. Ma d'altronde, se non genera reddito, diciamo, è chiaro che il dividendo, o meglio la cedola, e questo è il termine tecnico, praticamente è nulla, e quindi non la otteniamo. In realtà è stato creato anche il suo gemello, che è direttamente ad accumulazione, quindi uno taglia la testa al toro e non ci pensa più se magari c'è un periodo in cui si riesce a generare una cedola oppure no. Quindi esiste direttamente questa ad accumulazione, ticker symbol ERNX. Vi lascio anche qui l'ISIN, e quindi potrete andare a scegliere questo strumento. Come vedete, però, non si tratta di un investimento. Ora poi andiamo a cercare le alternative e vediamo comunque quali sono le criticità. Non si tratta di andare a investire soldi. Quindi qual è lo scopo vero di questo strumento? Per quanto mi riguarda, io non sono un consulente finanziario, quindi non seguitemi in maniera religiosa, bensì io vi vado a dire quello che realmente penso, ed è qui secondo me il meccanismo, cioè il risultato è molto logico. Ovvero, se noi temiamo di dover lasciare delle somme cospicue su un conto corrente, abbiamo avuto un'eredità, siamo stati bravi, abbiamo accumulato tanto, stiamo aspettando di investire, e quindi abbiamo delle cifre molto importanti, e temiamo che la nostra banca possa andare in default, temiamo che, insomma, il conto in cui teniamo i nostri soldi, qualunque esso sia, possa avere delle problematiche, non ci sentiamo sicuri di essere così esposti, o temiamo anche il famoso bail-in, quindi sappiamo che siamo tutelati su una banca italiana, ad esempio, fino a massimo 100.000 euro, magari abbiamo quindi capitali maggiori. Ecco, possiamo andare a separare il patrimonio, che quindi è detenuto dalla banca, con quello che veramente in quel caso sarà nostro. Quindi abbiamo il nostro dossier titoli, abbiamo degli investimenti che fanno veramente capo a noi. Noi siamo i proprietari e sono separati dal patrimonio della banca in cui abbiamo versato i nostri soldi. E quindi, anche se andassi in default, non rientrerebbe nel bail-in, noi saremmo salvi. Quindi l'importante può essere andare a ridurre quell'esposizione scegliendo strumenti come questo. Ad esempio, a 200.000, allora io voglio tenere a tempo indeterminato questa liquidità, e allora vado qui a parcheggiare magari 100.000 o su ETF equivalenti, strumenti praticamente che hanno lo stesso identico meccanismo. E questo comunque è stato sempre molto di riferimento. Quindi direi che se uno ha una liquidità che non è così enorme, o comunque non è spaventato, diciamo, dal fallimento della propria banca, e quindi gli servono dei soldi da dover spendere, anche non necessariamente nel breve, ma anche nel medio termine. Però direi, se non c'è questo pericolo, la cifra non è così cospicua, non ha tanto senso andare a investire qui, nel senso che le probabilità di andarci anche a rimettere qualcosa sono abbastanza rilevanti. È il nulla, qui vediamo magari l'1%, vediamo anche qui quella d'accumulazione, che è nato da pochissimo, il suo gemello. Vedete qui, ad esempio, a maggio. Ecco, se uno avesse messo i soldi qui dentro, ora si troverebbe a un meno 0,60%. Questo dipende dall'esasperazione che stanno avendo in accelerazione dopo tanti anni verso l'alto i tassi di interesse. Quindi anche le scadenze ultra short in questo caso ne vanno a risentire, seppur pochissimo, per quella che la struttura dell'ETF. Però al massimo accade questo, ma se uno si fosse tenuto i soldi in banca, allora avrebbe risparmiato questo 0,60 più le commissioni. Quindi se ho 20-30 mila e devo fare una spesa fra 6 mesi, fra un anno, non credo che convenga minimamente mettere qua i soldi. Stiamo perdendo tempo e magari andiamo anche a perdere qualcosa. Quindi abbiamo capito, serve per una forma di tutela, di diversificazione, per non avere le uova tutte nello stesso paniere nel momento in cui disponiamo di liquidità molto grandi, come chi sceglie di andare a diversificare su più conti, magari anche conti all'estero, su banche sicure. Magari questo può essere uno strumento ulteriore, senza doversi rifugiare, non so, con un conto in Svizzera, per intenderci.
Andiamo avanti, cerchiamo delle alternative perché qualcuno potrebbe essersi accorto nelle sue ricerche che gli ultra short come questo, iShares USD denominati in dollari, abbiano comunque invece garantito, tra virgolette sempre, garantito un bel ritorno. Infatti qui se andiamo addirittura dal 2018 ad oggi abbiamo un più 26%, però non dobbiamo farci trarre in inganno. A parte qui l'esposizione è soprattutto sugli Stati Uniti d'America e quindi la denominazione in dollari, anche se poi ci sono altri stati del mondo, riconosciamo il Canada, Regno Unito, Giappone e poi comunque ce ne sono degli altri. Se andiamo ad espandere troviamo anche delle piccole percentuali su Irlanda, Australia, Francia, Paesi Bassi e Spagna per dire, ma qui il fatto è che il beneficiario è l'investitore in euro, europeo, che si era esposto in dollari, quindi questo è il risultato del dollaro che si è mangiato l'euro. Ma laddove questa cosa dovesse fermarsi o addirittura magari invertirsi, è chiaro che uno si troverebbe esposto al pericolo cambio e quindi per andare a parcheggiare la liquidità che rende praticamente nulla, magari uno fa un meno 10, meno 20, meno 30%, cioè il pericolo esiste, al di là che uno adesso magari sia convinto che l'euro non riuscirà mai più a riprendersi sul dollaro, ma il pericolo esiste, quindi non è assolutamente uno strumento che può farci dormire sonni tranquilli, dove andare a parcheggiare la liquidità e poterla ritrovare, assolutamente no, non è questo lo strumento. Ora andiamo ancora avanti e quindi noi potremmo cosa scegliere? Diciamo magari aumentare leggermente la duration, quindi la durata magari del nostro, della scadenza delle nostre obbligazioni con la speranza che rendano di più, non avranno un'enorme volatilità, magari cercarle anche a yield, magari denominate in euro e quindi insomma cerchiamo di trarre il massimo possibile mantenendo il rischio basso. Quale potrebbe essere il risultato? Questo, ragazzi. Allora, per quanto riguarda il dividendo, rendimento attuale da dividendo, qui ci segnalo un 5,16. Quindi vedete qua come si è aumentato dal 2018 ad oggi, quindi ad oggi un 5,16 è molto interessante, nel 2018 stiamo a 1,30, quindi vediamo come effettivamente è cambiato il mercato, veramente tanto, per i motivi ben noti a tutti quanti noi. E qui abbiamo obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in euro, però è un sub-investment, un sub-investment grade come rating, quindi non è il classico investment grade, sono obbligazioni più rischiose. Ora ovviamente qual è qui il bello? Che quando si va a replicare un indice, qui è fatto con i contratti swap, quindi non andiamo a trovare, è un artificio finanziario, quindi non andiamo a trovare diciamo, i titoli in cui è esposto questo ETF. Però va a replicare esattamente l'indice, un indice che comunque è diversificato, dentro troviamo centinaia, a volte anche migliaia di obbligazioni. Quindi se salta una società, noi comunque siamo tutelati, ecco perché quando dobbiamo andarci a scegliere questa tipologia di investimenti è sempre meglio comprare un grande paniere, anche perché poi uno dovrebbe essere veramente multimilionario per crearsi in autonomia la stessa diversificazione, perché è chiaro ci sono proprio degli investimenti minimi da poter fare nell'acquistare singole obbligazioni, a volte molto elevate, di migliaia o di decine di migliaia di euro. Invece in questo caso diciamo è tutto quanto bypassato. Però qual è il risultato? È il seguente, qui ci sono anche dividendi inclusi, Vedete che vi è un'oscillazione. Ed effettivamente in anni di investimenti dal 2015 ad oggi noi ci saremmo portati a casa solo un 5%, calcolando i dividendi però, perché se noi andiamo a escludere il rendimento, voi andrete a vedere che sicuramente è negativo, quindi ci troviamo a un meno 6%. È chiaro che veniamo da un ambiente di tassi bassi. Quindi, quello che poteva accadere nel caso di un forte rialzo dei tassi di interesse era questa dinamica. Quindi, se poi noi andiamo a investire quando già il rendimento da cedole è importante e i tassi sono già aumentati, diciamo il rischio futuro a lungo termine che magari ci sia di nuovo una dinamica di forte rialzo dei tassi di interesse rispetto a dove siamo entrati noi è minore. Però dipende innanzitutto qual è la nostra visione delle cose, quindi a livello proprio macro, ma anche questo non sembrerebbe uno strumento dove noi possiamo avere la certezza, la sicurezza di riapprovarci dei nostri soldi. Vedete che comunque vi è un'oscillazione in 1 o 2 anni, potremmo trovare magari un più 10% come un meno 5%, quindi vi è sempre questo rischio, pertanto non è uno strumento ideale e perfetto laddove noi volessimo parcheggiare la nostra liquidità.
Bene, rieccoci qui a schermo. Credo che siano state abbastanza chiare le logiche dietro la scelta o meno di un strumento di questo genere, se andarlo ad utilizzare oppure se lasciarlo lì. Io vi chiedo di indicarmi strumenti equivalenti, se li conoscete, se ritenete che siano interessanti, perché quelli che vi ho raccontato sicuramente non sono gli unici esistenti al mondo, così poi ne discutiamo insieme. Sono molto curioso di andare a leggere la vostra e io, come sempre, vi do appuntamento a prestissimo. E prima di salutarvi, in realtà vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti. A prestissimo, ciao!